Zaccheroli, se le dico immigrati, cosa le viene in mente? Ricchezza che si muove. Allora, Frascaroli, se le dico la parola immigrati, che cosa le viene in mente? La prima cosa che mi viene in mente è... anzi, sono moltissimi volti di persone che ho incontrato negli anni del mio lavoro e che continuo a incontrare nella mia vita. Non è una parola che per me racchiude moltissimi volti di... direi prima di tutto donne e bambini, poi anche molti uomini, ragazzi, giovani, meno giovani, richiedenti asilo, ognuno con la sua storia, direi, diversa. Non riesco a vedere un unico contenitore. Allora, Merola, se dico immigrati, cosa le viene in mente? Speranza per questo paese. È un paese che ha bisogno di cambiare profondamente ed è un paese che ha bisogno di tanti giovani di ogni parte del mondo per riuscire a cambiare. La popolazione bolognese in particolare è composta da circa il 10% di cittadini di origine straniera. Lei, rispetto a questi cittadini, da sindaco come intende rapportarsi? Bisogna dargli una vera cittadinanza, al di là del voto che mi auguro prima o poi il Parlamento si decida, una vera cittadinanza. E quindi considerarli a tutti gli effetti come cittadini di Bologna, sia per i diritti che per i doveri. Quello che vedo che manca prima di tutto è rivolgersi ai giovani perché insieme condividano progetti sul futuro di questa città, ma anche sul presente. A partire dal presente, mettersi insieme tra giovani di diversa cittadinanza per costruire una nuova cittadinanza, quella di cui abbiamo bisogno. Intendo rivolgermi a loro come cittadini di Bologna e non come cittadini altri, comprendendo che ci vuole uno sforzo maturo da parte della comunità di accoglienza vera, che non sia un'accoglienza posticcia, un'accoglienza fatta di un incastro tremendo dentro alcuni stereotipi. L'altro giorno parlavo con una ragazza cinese al Minghetti, di origine cinese, perché è nata qui, e dicevo: mi sorprenderebbe il fatto che qualcuno potesse iniziare a vederti come futura candidata sindaca, per esempio. Magari questo desiderio tu ce l'hai, le dicevo, ma gli stereotipi ci costringono sempre dentro ad alcuni schizzi che altri hanno fatto di noi, delle nostre vite, non considerano le nostre passioni, non considerano nulla di noi, e questo è tremendamente negativo. Bologna è piena di stereotipi, non solo nei riguardi degli immigrati, non solo nei riguardi della seconda generazione, ma nei riguardi un po' di tutti, perché tendiamo per comodità, perché gli esseri umani fanno così, a dividere, a classificare. Le amministrazioni questo non possono permetterselo, per questo il sindaco è il primo cittadino, perché si eleva e riesce anche e deve uscire per primo dagli stereotipi e aiutare la comunità ad uscirne. Ma credo che ci siano appunto tante modalità diverse di, come sindaco, di rivolgersi alla popolazione straniera. E innanzitutto mi piacerebbe fare una cosa che riguarda tutti e vedere se si può adottare un'ottica, uno sguardo che guarda tutta la città a partire dall'inserimento dei bambini a scuola, perché quello è un po' un criterio che ti dà l'idea del, secondo me, del grado di, non dico di civiltà, ma almeno di civicità di una città. Allora, ripartire mettendo al centro della nostra vita sociale la qualità dell'inserimento scolastico dei bambini e ovviamente dei bambini stranieri potrebbe essere un modo con cui valutare tutto quello che attorno a questo punto sta e si muove. Per esempio i bisogni delle scuole rispetto a questo, per esempio il grado di relazione che si stabilisce tra la famiglia e la scuola, per esempio la relazione tra le famiglie che esprimono dei bisogni ai servizi e quindi quanto i servizi di un territorio rispondono o non rispondono alla domanda delle famiglie, per esempio dove abitano i bambini stranieri e se riescono a costruire o non costruire, se ci sono modi che facilitano le relazioni fuori dalla scuola tra bambini, come sono gli usi degli spazi pubblici, se sono spazi condivisi o se sono spazi separati, se ci sono delle iniziative perché le relazioni vengano facilitate, incrementate, oppure se tutto è lasciato alla semplice buona volontà di un territorio o di un altro. Se le scuole hanno o non hanno degli strumenti a questo punto con i dolorosi drammi dei tagli, se riescono da sole
a fare dei veri processi di accoglienza oppure no. Ecco, questo, adotterei questa ottica con cui guardare tutto quanto. A proposito anche di futuri cittadini, lei ritiene che le leggi, cioè le informazioni sulle leggi riguardo all'immigrazione, alla cittadinanza, queste informazioni che vengono fornite ai giovani stranieri, ma anche ai cittadini stranieri, siano adeguate, sufficienti oppure no? E in caso che risponda di no, che cosa intende fare a riguardo? Immagino e penso che le informazioni di cittadinanza sono il primo segno di accoglienza che si dà a chiunque arrivi. Cittadini stranieri debbono essere informati davvero e in profondità su quelli che sono i loro diritti e i loro doveri all'interno della nostra comunità civile. Questo va da sé. Debbono essere informati appena arrivati immediatamente nella loro lingua. Non posso aspettare che venga imparata la mia lingua. Certo, è quello il canale di comunicazione privilegiato che si deve avere, che è la lingua italiana, anche perché serve per mettersi in relazione con tutta la nostra comunità. Ma all'inizio, chiunque accoglie in casa propria una persona non lo fa dando a lei l'imperativo di comprendere qualsiasi cosa in una lingua che non è la sua. Quindi questo assolutamente è il primo dato, e questo su tutte le accoglienze che debbono esserci a Bologna. I 41.000 circa studenti fuori sede che arrivano ogni anno a vivere a Bologna non hanno un'accoglienza che si possa chiamare così. Hanno qualcosa, hanno un vieni pure, hanno un sistemati qui. I turisti identico, non sono accolti. Le porte della città devono essere presidiate dall'amministrazione che rappresenta tutti, non solo da una parte. E quell'amministrazione deve accogliere in prima istanza in questo modo, con l'informazione chiara, dettagliata di quello che si fa. Poi ci sono i passaggi successivi. Non si possono vedere a Bologna file per ottenere i permessi di soggiorno sotto l'acqua. Non si può. Non si possono vedere persone che stanno solo ed esclusivamente in piedi perché le sedie sono poche. Ci vogliono locali, si possono attrezzare in una maniera più umana, più, verrebbe da dire, bolognese. Non lasciando le persone all'aperto e all'addiaccio per ottenere un permesso per poi lavorare e poter vivere tranquillamente a Bologna. Io ho vissuto questa cosa un po' sulla mia pelle, nel senso che ho due figli stranieri che vengono dal Congo, e pur essendo gemelli, essendo noi credo una famiglia con molti strumenti dal punto di vista intanto della possibilità di conoscere come ci si muove nella città, di conoscere strutture, luoghi, servizi della città, di conoscere le leggi molto più di un cittadino straniero, soprattutto giovane, e per noi è stata una difficoltà di avere aiuto di avvocati che si occupano di diritto migratorio, quindi avere tutta una serie di punti di riferimenti che potevano facilitarci in questo. È stata un'impresa, proprio il punto di passaggio, diciamo, per esempio dalla minore età al compimento del 18° anno, per esempio. Cosa succede nel momento del rinnovo del permesso di soggiorno quando si cambia identità sociale, diciamo, da minorenne a maggiorenne, per esempio? Ecco, è stata veramente una giungla. Capire anche qual era la strada migliore, che formula di permesso di soggiorno sarebbe stato più facile, che è facile nel senso poi di ottenere veramente una risposta positiva, non facile per vie traverse, ma il permesso di studio avrebbe retto, il permesso per motivi familiari, loro hanno una storia per cui sono con noi da 10 anni ormai, e quindi c'era anche un problema di legami familiari da tutelare a quel punto. Sofferenze, sono sofferenze che forse qualcuno di voi ha già passato o sta passando, e quindi è un tema che riguarda tutti gli stranieri in una città come Bologna, ma a maggior ragione c'è una tale giungla burocratica che certi passaggi che riguardano appunto l'identità, certi passaggi appunto di età o di così, sono veramente delicatissimi. Quindi tutto quello che un comune potrebbe fare per lavorare sull'informazione diretta, per esempio, alle fasce giovani di seconda generazione, che diventino consapevoli di che strumenti potrebbero, forse più consapevoli ancora dei propri genitori in qualche modo,
che hanno dovuto affrontare la questione, ma in altri termini, in altri momenti, eccetera, questo sicuramente si potrebbe fare. Beh, intanto che siano i giovani a formare su se stessi, un'iniziativa come la vostra va in questo senso. Io penso che bisogna mettere i giovani in grado di fare informazione da soli. Quindi più che dei babbi e delle mamme che si preoccupano di come fare questa informazione, credo che ci siano tante energie giovanili, no? Che possono mettersi in campo sul tema dell'informazione alla città. Quindi generalizzare esperienze come la vostra. Non crede che sarebbe più compito di un'amministrazione comunale, di un sindaco, quella di informare i cittadini di origine straniera, anche parlando dei giovani proprio, sulle date di scadenza del permesso di soggiorno, i rinnovi? Perché noi abbiamo fatto diversi servizi e molti giovani all'arrivo all'età dei 18 anni non sanno come muoversi, non sanno quale sia la normativa che li riguarda e non sanno appunto come muoversi a riguardo della loro cittadinanza. Sì, io ho proposto in termini generali di libero internet, accesso a tutti i dati del comune e via internet è una comunicazione interattiva. Penso che i giovani di questo strumento possano esserne i protagonisti. Poi i nostri servizi devono essere i nostri uffici, relazioni col pubblico, i nostri sportelli, tutta la parte che è in comunicazione con i cittadini deve essere ripensata per un'informazione che tocchi un po' tutti, quindi anche i problemi dei giovani migranti nell'accesso ai servizi, tutte le informazioni che servono. Per esempio un ruolo credo centrale su questo lo potranno svolgere le biblioteche. Prendiamo la sala borsa, anche la sala borsa deve essere un luogo d'accesso non solo alla cultura ma a tutte le informazioni che servono per la vita quotidiana in città. Quindi per i giovani migranti che hanno bisogno di informazioni bisogna creare una rete di accesso, di pari opportunità di accesso che sia a disposizione. Un saluto a Crossing TV. Saluto Crossing, saluto tutti quelli che vogliono attraversare il mondo e che sanno trasformare la loro città in un mondo attraversato. Ciao a tutti. Vi saluto, vi ringrazio. Con gli occhiali? Perché appunto, ecco, mi fate adottare un'altra ottica. Nel senso che forse, guardate, mi date una grande idea. Perché guardare con un occhio solo a volte non è svantaggioso. Vuol dire che proprio vuoi mettere a fuoco, sei costretto a mettere a fuoco una cosa di sopra di tutte le altre, quindi vi ringrazio, un bel segnale che mi date, un aiuto.